Allora, Haro, Tommy, Pao, 3 giorni finiti, All-Star Game finito, si sta smontando il campo adesso. Allora, chiudi gli occhi e dimmi un po' che pensi, primo aggettivo ti viene in mente. Spettacolare, faticoso anche. Ma bellissimo però, no? Dai, veramente è iniziata una tradizione fantastica. Sì, me l'ha detto ora anche Andrea Vannucci, ha inventato un nuovo sport, una nuova tradizione. Me lo dite voi, io prendo e metto in tasca e porto a casa. Senti, faticosissimo, si è chiuso con il trionfo dei Rossi, però al di là di questo aspetto è bello perché è stato un crescendo anche, no? Sempre più gente giorno dopo giorno, secondo me se ne è contato qualche migliaio di persone in questi 3 giorni. Sicuramente sì, ma la cosa secondo me più importante è che mentre di solito nel basket a Firenze si parla di cosa si poteva fare, cosa non va bene, in questi giorni abbiamo parlato di cosa faremo e questa è una cosa secondo me per Firenze è la cosa più bella. Allora è anche emozionante, mi fa piacere perché se lo merita tutto questo successo, perché è stato fatto un lavoro veramente, veramente bello, c'è anche un po' di stanchezza in questi 3 giorni, bravo così. Guardiamo il prossimo anno, Andrea Vannucci mi ha detto che sarà impossibile non rifarlo il prossimo anno, che idee c'hai in mente, dicene già un paio. Ma il prossimo anno lo rifacciamo per forza, appunto tutti parlavano del prossimo anno, mentre cioè il primo giorno dopo 3 ore la gente diceva il prossimo anno, un segnale incredibile, ma è lo stesso segnale quando siamo detti facciamo un campino, un torneino al piazzale e poi dopo abbiamo costruito questa cosa, quindi sicuramente il prossimo anno faremo tanto di più, sicuramente le tribune ci vogliono.